L'estate scorsa, Achille Costacurta è stato al centro di una polemica a causa di alcuni commenti e post sui social media, alcuni dei quali riguardavano sua madre, Martina Colombari. Tuttavia, nei mesi successivi, la situazione è cambiata radicalmente. Oggi, Achille utilizza principalmente TikTok per comunicare con i suoi follower, aprendo un dialogo sincero sulla sua esperienza di vita, incluso il periodo trascorso in un centro penale e le sue lotte con le dipendenze. Attualmente, sta affrontando un percorso di disintossicazione in Spagna, come ha recentemente condiviso con i suoi fan. Il giovane ha dichiarato di aver superato 10 giorni senza consumare sostanze. Ad agosto, ha affermato: "Non sono sempre fatto. Se non mi credete, farò un test". Riferendosi al passato, ha spiegato come le sostanze lo abbiano aiutato a superare l'imbarazzo e le insicurezze sociali, consentendogli di uscire e divertirsi. Tuttavia, ha anche riconosciuto che il suo utilizzo delle sostanze è stato eccessivo e pericoloso, poiché non ha mai stabilito dei limiti. Ora, Achille sta cercando di allontanarsi da tali comportamenti nocivi per migliorare la sua vita e la sua salute. Ha chiarito che, sebbene abbia provato numerose sostanze nel corso degli anni, non ha mai fatto uso di eroina. Tra i suoi desideri per il futuro, desidera realizzare un progetto dedicato ai ragazzi disabili, dimostrando una volontà di contribuire positivamente alla società. Achille ha espresso il desiderio di smettere anche di fumare, affermando che gli piacerebbe essere pulito e più attivo. Recentemente, ha pubblicato un selfie sui social, certificando il suo progresso nel percorso di disintossicazione e scrivendo: 10 giorni senza fumo, alcol e hashish, segno di un buon inizio nel suo cammino verso una vita sana. Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, sembra aver intrapreso un importante cambiamento nella sua vita, affrontando con coraggio le sue sfide personali e rinnovando la sua immagine pubblica attraverso un messaggio di rinascita e speranza.